Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con un incidente mortale accaduto questa mattina in A1 tra gli svincoli chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Milano. Il passeggero di un furgone ha perso la vita per gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso della Misericordia di Sarteano, l'automedica di Nottola, la Misericordia di Sinalunga, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Battifolle. Il conducente del mezzo è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un uomo di 47 anni che è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena. Come riporta una nota di Autostrade per l'Italia, il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Si sono formati fino a 5 chilometri di coda. E adesso parliamo di politica. Per farlo ci spostiamo in Umbria. Dopo 5 anni di governo di centrodestra con presidente Donatella Tesei, le elezioni in Umbria raccontano di un vero e proprio ribaltone con Stefania Proietti, espressione del campo largo di centrosinistra eletta alla guida della regione. Alcune dichiarazioni della vincitrice raccolte dal collega Marco Polchi. Con il 51% dei consensi, Stefania Proietti, sostenuta dal Patto Avanti di centrosinistra, è stata eletta presidente della Regione Umbria. Dopo un sostanziale testa a testa con Donatella Tesei, presidente uscente di centrodestra, durato per tutto il pomeriggio di ieri, l'attuale sindaca di Assisi prende il largo fino al risultato finale e in serata si presenta nella sede del Comitato Elettorale di Perugia per sancire la vittoria. Questa non è una vittoria di Stefania Proietti, questa è la vittoria dei cittadini e delle cittadine umbre. Questa è la vittoria di chi ha preso in mano la Costituzione, di chi non si è fatto sopraffare dall'arroganza, dalla violenza verbale, chi non si è fatto sopraffare da metodi scorretti, chi non si è fatto sopraffare da chi sputa in faccia ai cittadini. E noi saremo presidente, giunta e amministrazione regionale di tutti. Noi saremo l'amministrazione di tutti i territori, nessuno escluso. Grazie sindaci, sindache, amministratori che ci siete stati vicino, che siete qui con noi e sarete con noi nell'amministrare questa Umbria che va amministrata con la partecipazione. E adesso andiamo alla cronaca sindacale. A seguito dello sciopero di ieri di fronte ai cancelli dell'ABB di San Giovanni Valdarno, in protesta contro i 33 licenziamenti dell'azienda, i sindacati annunciano la convocazione per il 21 novembre di un tavolo di confronto tra CGIL, CISL, UIL e l'azienda per discutere su eventuali alternative agli esuberi diretti. L'obiettivo è quello di far attivare la cassa integrazione entro 75 giorni dalla comunicazione arrivata tramite PEC ai dipendenti interessati ai tagli. E adesso parliamo di noi perché è stata una serata di compleanno speciale, quella andata in scena al Teatro Petrarca per appunto i 50 anni di Teletruria. Ci racconta tutto Maddalena Pieroni. Difficile riassumere in una serata per quanto densa i 50 anni di Teletruria, ma ci abbiamo provato con una serata al Petrarca dove sono stati invitati volti che per anni hanno lavorato dietro le quinte e fuori. Sicuramente un pioniere è stato Vittorio Roggiolani, autore del giochino con i fagioli, poi mutuato dalla Carrà che ne fece un successo nazionale. Sul palco con Alex Revelli e Adriana Volpe a fare da padroni di casa sono sfilati per primi i musici della giostra per dare il senso della solennità dell'evento, poi i saluti della proprietà dell'ingegner Sandro Butali e dell'amministratore delegato Paolo Dottori, che hanno ricordato anche chi non è più con noi, il fondatore amatissimo Gianfranco Duranti e l'altrettanto adorato capotecnico Antonio Cherici, grazie ai quali sono state messe le basi per la Teletruria del futuro. Poi il momento delle premiazioni di quanti, nelle loro specifiche attività, hanno contribuito a legare Teletruria al
territorio e quindi Maurizio Sarri, premiato dal presidente della regione Eugenio Giani, intervistato da Barbara Perissi, Albano Bragagni, intervistato da Riccardo Ciccarelli, Fiorella Guadagni, una fuoriclasse della medicina, intervistata da Susanna Cutini. Tra gli intermezzi lo splendido brano eseguito dal quartetto di Oida con la nostra Elisa Pieschi qui in veste di musicista. Tornando ai premiati leader nel settore orafo e nell'economia circolare, Maria Cristina Squarcialupi, che ha rappresentato il padre Sergio e il fratello Andrea, e Sergio che tutto ha avviato con la Chimet prima e con l'acquisizione della 1R poi. Infine il premio all'aretino più internazionale, Andrea Scanzi, intervistato dal direttore Luigi Alberti, che a Teletruria ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo e poi ne è diventato una stella, allargando le sue attività a scrittore e autore teatrale. Bella anche l'esibizione della ginnastica Petrarca con la Gimnestrada, come prima lo erano stati i piccoli coristi diretti da Gianna Ghiori. Finale con Valentino Mercati, fondatore di Aboca, che a Simona Santi Laurini ha lanciato un messaggio di vita e ricerca verso il futuro. Gran finale sul palco, dove i conduttori hanno chiamato tutti i dipendenti dell'azienda al suono di We Will Rock You, come dire 50 anni sono passati ma vi stupiremo ancora. La serata del red carpet, le interviste fatte prima della serata nel foyer del Petrarca saranno trasmesse sabato in prima serata, mentre domenica in prima serata andrà in onda lo speciale dal Petrarca. Un plauso a tutto lo staff tecnico di Teletruria, che ha lavorato duramente perché tutto fosse realizzato senza errori, a dimostrazione che la macchina di Teletruria sul fronte degli operatori e non solo dei giornalisti non ha nulla da imparare da nessuno. Buon compleanno Teletruria, ad maiora. Adesso cambiamo argomento. Sull'area di San Zeno partirà un nuovo studio epidemiologico. Lo hanno chiesto i cittadini nella seduta aperta del Consiglio Comunale che si è svolta all'impianto di Aisa. Il Comune ha detto di sì. Esiste già uno studio epidemiologico sulla zona di San Zeno, ma ne verrà fatto uno nuovo, aggiornato secondo i criteri ministeriali. È questo il risultato del Consiglio Comunale aperto ai cittadini che si è svolto proprio all'interno dell'impianto AISA. Credo che la cosa più importante che sia emersa all'interno di una situazione assolutamente civile, tranquilla e intelligente è non la disponibilità ma la volontà da parte dell'amministrazione di attivare un percorso di indagine epidemiologica, perché poi alla fine la cosa più importante per tutti e per ciascuno è la salute dentro un sistema che è quello del trattamento dei rifiuti, che è certamente un sistema innovativo. Ovviamente qualche problema c'è stato, il tema degli odori è stato un tema molto rilevante un paio d'anni fa, si è in qualche modo in parte risolto e si sta risolvendo, ma la cosa più importante per noi era sottolineare due aspetti: un'efficienza da un punto di vista della gestione dei rifiuti, che sono un problema ma anche una risorsa, ma la cosa ancora prevalente è la disponibilità e anzi la volontà di valutare gli impatti sulla salute di un'area, non soltanto di un'infrastruttura che è quella di San Zeno. La salute dunque come priorità, gli odori e gli aspetti tecnici legati al procedimento autorizzativo regionale per il mantenimento della linea di recupero energetico L45. Delle domande in riferimento sia alla questione degli odori, quindi a quello che è stato fatto in questi anni di attesa del risultato degli annusatori, e poi sull'ampliamento, quindi sulle quantità trattate, sulle quantità Arezzo Fanino di coda della raccolta differenziata, ma primatista della Tari. Una serata per raccontare la figura e le opere di Suor Gabriella Teveni. L'appuntamento è fissato per le 20:30 di mercoledì 20 novembre in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quando il Teatro Pietro Aretino ospiterà uno spettacolo di divulgazione storica in cui verrà valorizzato l'importante contributo della religiosa francese al territorio aretino. L'evento a ingresso gratuito è inserito all'interno del progetto Donne tra fiabe e diritti, promosso dalle ACLI con contributo dell'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo. E a proposito di questo tema, il prossimo 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Comuni, istituzioni pubbliche, sindacati, associazioni del territorio aretino hanno realizzato numerose iniziative per sensibilizzare su questa tematica.
quest'anno fino ad ora, quindi ancora abbiamo un altro mesetto dell'anno, abbiamo avuto più di 400 donne che si sono rivolte a noi. È la fotografia scattata da Pronto Donna sul territorio aretino a pochi giorni dal 25 novembre, data nella quale si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Numerose le iniziative in calendario organizzate da comuni, istituzioni pubbliche, sindacati e associazioni. Il ricco programma è stato presentato in Sala dei Grandi, nella provincia di Arezzo. Proprio il palazzo di Piazza della Libertà verrà illuminato di rosso come segno tangibile contro la violenza. Violenza fisica che talvolta viene accompagnata anche a una violenza psicologica, e tra l'altro questo fenomeno si crea anche sempre più anche nei luoghi di lavoro, cioè non ci sono solo le famiglie, e dunque possiamo dire che la provincia di Arezzo su questo ha una funzione fondamentale, dunque mantiene, diciamo, un rapporto forte anche con le varie associazioni. Una violenza di genere trasversale, secondo il quadro tracciato da Pronto Donna. Vittime sono giovani donne, neomamme, ma anche donne over 50. Noi abbiamo già rilevato in quest'anno più di 50 donne tra l'età di 50 e 70 anni. In occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative è stata premiata la studentessa del liceo Piero della Francesca Angelica Sacco, vincitrice del concorso Grafica e Idee per la rete provinciale antiviolenza di genere. Oltre alle mie esperienze, diciamo, di vita, ho aggiunto altre esperienze anche informandomi di più sull'argomento, che è molto importante. Agricoltura, la mancanza di liquidità causa gravi problemi alle piccole imprese fino ad arrivare alla cessazione dell'attività. Di questo si parlerà il 21 novembre alle 17 alla Casa dell'Energia, con i dati del rapporto curato dalla Camera di Commercio. La giornata di approfondimento è organizzata da CIA Arezzo, Camera di Commercio Arezzo e Siena, dall'obiettivo di migliorare l'accesso al credito. E adesso diamo uno sguardo a cosa accadrà questa sera dopo il TG. Come sempre, Newsline dentro la notizia. Luigi Alberti ha incontrato Antonio Di Meco, uno dei protagonisti della nascita di Teletruria. Farà seguito 9:10, in cui Paolo Tilli ci parla della presentazione dei corsi AFA tenutasi a Sansepolcro. La serata proseguirà con Bengodi. In questa puntata si parla di campagna di prevenzione anti-influenzale organizzata da AFM di Arezzo alle 23:00. In compagnia di Alessio. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.